L'Europa deve dotarsi di un meccanismo per la risoluzione delle banche in difficoltà, vale a dire per una ristrutturazione delle banche in difficoltà fatta in maniera coordinata. Queste le parole del presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Secondo Draghi, nel 2011 il sistema finanziario dell'Eurozona ha fortemente risentito dell'intensificarsi della crisi del debito sovrano e, di conseguenza, il processo di integrazione dei mercati finanziari è ulteriormente rallentato, cancellando in alcuni casi progressi compiuti in passato. Aumentare la tassazione degli stati per Draghi è un rischio, poiché paesi come l'Italia potrebbero avviarsi verso la recessione.